100% True Freak Cycle, progetto Loki. Siamo un'azienda che ha visto 4 anni fa un problema sul mercato ecologico non percepito dalla società e da qui abbiamo creato una soluzione che oggi portiamo sul mercato italiano come servizio e nel mondo come 4-5 prodotti che vanno in diversi ambiti industriali. Per noi la sostenibilità non è creare un'azienda, ma creare un'azienda che porta realmente un risultato, portare davvero valore in una filiera dove da un prodotto che oggi non ha più un valore, anzi un rifiuto, dobbiamo assolutamente crearci una risorsa. Il progetto è nato 4 anni fa, dove appunto girando in questo ambito ho creato questi 2 brevetti. Abbiamo provato i primi prototipi con cui oggi portiamo il servizio in Italia. Loki in realtà è questa tecnologia riportata su un impianto mobile, molto più flessibile e soprattutto assolutamente ha un senso economico per il cliente e un senso ecologico in realtà per la nostra società. Non è più un concetto di portare un rifiuto in un punto che viene diciamo preso da un po' di tutte le parti d'Italia e Europa, ma andare con l'impianto di riciclo in ogni singolo campo. Togliamo tutti i costi di trasporto, tutti i problemi ecologici legati al trasporto e soprattutto nuova materia. Nel campo viene riportato un prodotto riutilizzabile per la costruzione del nuovo campo da calcio, quindi non si deve comprare nuova materia prima e in questo modo è un po' una soluzione win-win. Nonostante questo anno particolare, in cui magari uno non si poteva aspettare dei grandi risultati, abbiamo in realtà trovato un settore dove aveva bisogno di una soluzione, cioè non c'era soluzione nel mondo per questo problema. Abbiamo avuto una grandissima soddisfazione che non ci aspettavamo in un anno come questo. Innovare responsabilmente significa non solo utilizzare la scusa del riciclo per un'entrata economica, ma davvero per portare un beneficio all'ambiente.